iniziamo. Che questo è impegnato. Signori, un attimo attenzione, così iniziamo la serata. Serata particolare, serata che a Taranto, questa bomba d'acqua, così viene chiamata adesso, no? Stamattina ha creato il panico nella città, ma veramente il panico, perché ha allagato un po' tutto. Tamburi in particolare, ma anche tanti altri rigori, non so che cosa tamburi, anche la città. Signore e signori, buonasera, benvenuti a questo nostro nuovo incontro di Presenza Lucana. È un incontro atteso perché è particolare, perché parliamo di alimentazione. L'alimentazione l'abbiamo messa più volte in cartello, però non abbiamo mai fatta decollare. E oggi questa cartella parte in questo modo, parte con un programma difficile da comprendere per tutti quanti noi, perché abbiamo una vita un poco diversa, chi mi terrà un'altra vita diversa, quindi stasera parlare di queste cose sarà molto interessante. Credo a questo. Dopo l'incontro che abbiamo fatto con Nico Fasano, dipinti di ambito napoletano del 600 e 700 di Tarantino, per i nostri venerdì culturali sarà proposto quindi fruttarismo e carpotecnia, sarebbe cucina basata solo sulla frutta, della cartella appunto alimentazione naturale. L'argomento che i relatori tratteranno è nuovo. L'argomento che il relatore tratteranno è nuovo ed ha una gran dose di teoria suffragata da studi scientifici che dimostrano le origini frugivore della nostra specie. I fruttariani, al centro della relazione, sono uomini che si cibano di sola frutta, in alcuni casi anche di certi ortaggi considerati botanicamente come frutti. L'anatomia e la fisiologia comparata indicano in modo incontrovertibile l'alimentazione idonea alla specie umana, cioè la frutta. Gli studiosi della materia chiariranno, senza creare allarmismi, questo ritengo che sia chiaro, il perché l'alimentazione nel mondo contemporaneo costituisca la prima causa di molte patologie. I relatori dell'incontro saranno gli studiosi della materia Girolamo Venturi, alla mia sinistra, benvenuto, Patrizio Destra, alla mia destra, e già stato partito con noi e tornerà con una tesi di laurea appena possibile. Al termine del loro incontro, del loro parlare, ci sarà un dibattito sulla materia, un dibattito aperto sulla materia trattata. Quindi cedo la parola prima a Girolamo per introdurre la serata. Grazie a tutti, buonasera. Niente, è molto interessante questo, perché uno dice: ma se dobbiamo mangiare solo frutta, che poi cosa, non mangiamo nient'altro? No, assolutamente. La frutta, diciamo, deve essere un alimento integrante per poi mangiare anche altro. Chiaramente la mia esperienza personale è di un fruttarismo al 100% ormai da 3 anni, so benissimo, perché la frutta non è soltanto la mela, come qua vedete, ma è anche, diciamo, la frutta ortaggio, quindi pomodori, cetrioli, tutto ciò che è l'ingrossamento dell'ovario di un fiore botanicamente è un frutto, quindi polpa insieme dentro. Quindi questo si può abbinare emozionalmente alla carpotecnia, perché la carpotecnia è una manipolazione del cibo
della frutta per fare, che so, gli spaghetti, per fare le lasagne, per fare la pizza, anche la pizza, facciamo il McFruit, quindi facciamo di tutto, cioè tutto quello che emozionalmente noi mangiamo, quindi dalla carne, la pasta, le verdure, no? Il classico cibo che noi mangiamo, lo possiamo fare con la frutta. E quindi questo soddisfa il lato emozionale, no? Perché noi siamo attaccati al cibo più che altro per un rito, ci sediamo, convivialità, no? Sono tutte queste, no? Le comunità, no? Le accomunanze, no? Che ci porta a mangiare tutto questo. Quindi lo possiamo fare con la frutta. Lo possiamo fare con la frutta perché è il cibo più salutare, energeticamente diciamo il cibo migliore come scala, e quindi chiaramente poi anche Fabrizio vi dirà perché determinate patologie col tempo vengono fuori, perché chiaramente noi non facciamo altro che accumulare nei decenni dei carichi tossemici che chiaramente col cibo aspecifico, in genere si dice aspecifico perché è fuori diciamo dal cibo naturale, perché noi tutto il cibo che è al di fuori dalla frutta, anche determinata frutta lo dobbiamo cucinare, però tutto quello che è al di fuori dalla frutta deve essere o cucinata, demolita, macinata, non la possiamo mangiare così com'è. Un chicco di grano non lo possiamo mangiare così com'è. La carne cruda non possiamo andare a un vitello a zannarlo come fanno i felini perché non abbiamo la dentatura adatta, non abbiamo l'anatomia adatta, non abbiamo lo scatto, non abbiamo la forza, non abbiamo l'aggressività di un felino. Questo sto parlando dal punto di vista naturale. Non confondiamoci adesso con la tecnologia che ha semplificato. Noi andiamo al supermercato, troviamo tutto. Al supermercato troviamo le uova, la carne, già impanate, già pronte, le pizze già fatte, quindi non dobbiamo sprecare molta fatica. Ma proprio perché questa tecnologia ha un attimo, ci ha disorientato, quindi cosa significa? Che in un certo senso diciamo, beh, tanto al supermercato, vado al supermercato, trovo tutto, mangio tutto, quindi noi possiamo mangiare tutto. Non è proprio così, insomma, perché l'anatomia e la fisiologia comparata dicono precisamente qual è il nostro tipo di cibo e chiaramente oltre a questo ti fanno capire anche diciamo lo spreco che c'è, per esempio dal punto di vista dell'impatto ambientale, no? Che poi sto facendo diciamo una presintesi, cioè nel senso che la zootecnia e la agrotecnia, quindi la zootecnia è tutto quello che riguarda cibo animale, l'agrotecnia è tutto quello che riguarda i cereali, hanno una devastazione sull'ambiente devastante, addirittura che il 75% dell'inquinamento riguarda soltanto questo. Poi viene il petrolio, perché il petrolio ovviamente è in aiuto alla zootecnia e all'agrotecnia. Noi abbiamo avuto quello che mangiamo adesso grazie al petrolio e quindi grazie all'agrotecnia e alla zootecnia. Quindi sono state delle tecnologie che hanno implementato e hanno sviluppato in una maniera esponenziale una quantità di cibo incredibile. Sapete tutti, no? Andate al supermercato e trovate qualsiasi cosa, no? Ci sono scaffali pieni di carne, di uova, di cereali, di pasta, di sughi, c'è di tutto, un casino. Quando soltanto 30 anni fa, non dobbiamo andare secoli, 30 anni fa non c'era nulla di questo, pure pochissimo. Se voi insomma siete di una certa età, quindi sapete, vi ricordate benissimo che 30-40 anni fa non c'era quello che c'è adesso, no? Giusto? A livello di supermercati e di produzione, non c'era tutto questo. Sì, c'era il cibo classico che noi conosciamo, ma non nelle quantità esponenziali che c'è adesso. Ecco. Senti Fabrizio, voi che ti lascio la parola, cosa volevi presentare? Allora, sì, signore, questo mi sentite la mia voce? C'è bisogno del microfono? No, a posto, quando gli metto delle immagini. Allora, può sembrare strano, ma dalla frutta, insomma, dalla mutata vita che noi abbiamo da qualche migliaio di anni, si chiama civilizzazione, si è creato tutto il mondo artificiale che ci circonda, integralmente. Case, vestiti, tecnologia, patologie, qualsiasi cosa che noi conosciamo, la vita che noi oggi viviamo è determinato perché abbiamo mutato la nostra alimentazione. Allora, secondo già le scritture, diciamo così, anche di carattere mitologico, storico-religioso, l'uomo, oltre che diciamo dal punto di vista biologico, l'uomo è un animale frugivoro, cioè è adatto unicamente, non si sente? Unicamente e solamente per inserire nella sua bocca il suo frutto. Qualsiasi altra cosa
viene messa nel organismo è considerato materiale xenobiologico, estraneo alla biologia. Quindi chiaramente ci riferiamo al cibo solido, ma anche cibo liquido, poi quant'altro, la civiltà e gli atomi, farmaci, integratori, sostanze, qualsiasi cosa, ovviamente droghe, allucinogeni, qualsiasi cosa, tutto assolutamente estraneo. Stesso discorso andrebbe fatto, chiaramente per ragioni di sintesi non possiamo trattare ogni aspetto, qualsiasi cosa venisse applicata anche sulla nostra pelle, che è il nostro secondo polmone e ha un grande potere assorbente. La parola paradiso, diciamo così, nella mitologia biblica, deriva dal persiano paradesos, che poi è mutato in ebraico in gal padesh, che vuol dire frutteto. Cioè l'uomo, nello stato originario, viveva in un frutteto. Tant'è vero che sia nell'immaginario collettivo che nell'iconografia tradizionale, l'immagine del paradiso è l'uomo nudo, in mezzo al giardino, a raccogliere la frutta. Viceversa, perché questo? Perché? Allora, innanzitutto specifichiamo una cosa fondamentale. Noi siamo animali tropicali, cioè il nostro habitat sono i tropici, perché la nostra temperatura corporea è 37 gradi, quindi la fascia, il range di temperatura che possiamo tollerare è un range che va dai 30 ai 40 gradi. È l'unico che ci permette, senza vestiti, senza calze, senza quindi tutti ausili artificiali che abbiamo dovuto pian piano strutturare nel tempo. Chiaramente la mutazione di habitat ha portato anche alla mutazione di alimentazione nel tempo. Cosa succede? Che dal punto di vista storico, quando l'uomo ha mutato alimentazione, quindi è passato dalla frutta al consumo di ciò che non è frutta, adesso vediamo bene cos'è frutta, ha dovuto ristrutturare il suo habitat. Allora, innanzitutto specifichiamo cos'è frutta. Frutto è, dal punto di vista botanico, l'espansione dell'ovario, del fiore. Il fiore è l'organo genitale della pianta. Non ho capito, No, sta parlando a te. È l'organo genitale della pianta, tant'è vero perché si usa la rosa, il fiore, nello scambio simbolico d'amore, perché chiaramente rappresenta la genitalità femminile in questo caso. Anche nel linguaggio rimane, quando una ragazza perde la virginità si dice viene deflorata, proprio perché il fiore è il genitale della pianta, ed è una parte quindi che non andrebbe mangiata, cosa che invece noi facciamo. Carciofi, broccoli, cavoli sono i genitali della pianta. Quindi il fiore è l'espansione dell'ovario e tutto ciò che contiene all'interno il seme è un frutto. La parola seme è impropria, viene chiamata seme perché in realtà quello è un embrione. Il seme è il polline, quello è l'ovulo, è stato già fecondato, quello è un embrione. È il figlio della pianta. Le piante sono esseri viventi uguali all'uomo e agli altri animali, sono anche loro animali, non sono piante. La parola pianta non vuol dire niente. Pianta era il nome che dette Aristotele a queste forme esseri viventi perché noi le schiacciamo col piede, era per sminuire. Come la stessa cosa, non ha senso parlare di verdura, perché la parola verdura dal punto di vista scientifico non dice niente, indica solo qualcosa che ha un colore verde. Al massimo dovremmo dire vegetale. La distinzione nella biosfera, cioè di organismi viventi, è tra animali fototrofici, cioè che ricavano dalla luce, quindi sono autotrofici, cioè ricavano da soli il proprio nutrimento, e animali eterotrofici o chemiotrofici che ricavano dall'esterno, quindi dal cibo, come l'uomo e tutti gli altri animali, l'unica distinzione che ci distingue. Nella biosfera il 99,7% delle forme viventi sono vegetali. Userò la parola piante solo per convenzione perché
è comunemente usata, però dovete sapere che la parola pianta non vuol dire niente. Cosa succede? Che noi ormai le piante per noi è come un sottofondo che non mettiamo. In realtà sono esseri viventi, animali, perché anima, deriva dal greco animos, e a sua volta dall'indoeuropeo ane, che vuol dire soffio vitale. Tutto ciò che ha un soffio vitale, tutto ciò è forma di vita. Ritornando al frutto, quindi il seme è il bambino della pianta. Quindi stiamo mangiando, quando mangiamo le cosiddette verdure, quindi le foglie sono i polmoni dell'albero, i tronchi, come il finocchio per esempio, il sedano, e lo scheletro della pianta. La testa, la bocca, sono le carote per esempio, sono le radici. I fiori sono i vegetali, sono i genitali, e il frutto contiene all'interno il figlio. Potremmo dire che il pericarpo, cioè la buccia, con il mesocarpo, la polpa, sono, potremmo paragonarli alla la placenta e il liquido amniotico della donna. Noi quando mangiamo la frutta stiamo eseguendo un parto. A questo punto, dal punto di vista pratico, allora, per frutta bisogna intendere non solo la frutta comunemente intesa come dolce, quindi le mele, le pesche, le pere, ma anche quelle che crescono, tipo pomodori, melanzane, zucchine, fagiolini, olive, sono tutti perché hanno all'interno un seme. Scusa Fabrizio, c'è anche, ho portato lì l'avogado, che è un frutto esotico, non so se conoscete, è un frutto proprio burroso, cioè grasso. Infatti è una frutta grassa, come le olive. Si può sostituire benissimo al formaggio, perché è come se fosse un formaggio vegetale. Cosa succede? Allora, per ritornare sempre al racconto mitico, mitico vuol dire nel senso etimologico, la parola mito singolo vuol dire racconto, quindi nella Genesi cosa si dice? Gli uomini si cibavano di frutti che dona l'albero e piante che producono seme, cioè gli ortaggi. Cioè si cibava di frutto. Quando ha trasgredito il patto con la natura, è subentrato il sudore della fronte, il lavoro, partorirà nel dolore e via dicendo. Cioè è iniziata la degenerazione della specie umana. Come è avvenuto questo? Allora, l'uomo per mangiare cibo non specifico ha dovuto cambiare il volto del pianeta Terra. Radicalmente. È interessante vedere nelle terre emerse, cioè quelle escluse, quindi mari, gli oceani. Se nelle terre emerse vediamo i ghiacciai, i deserti, insomma, calcoliamo solo la parte di terreno che noi chiamiamo antropizzabile, vediamo che quasi il 90% di questo terreno è occupato da agricoltura e allevamento. Cioè, la più grande forma di inquinamento che c'è al mondo, certo, c'è la siderurgia, gravissimo, tutto, ok, ma quello è conseguenziale, è questo. Dalla notte dei tempi, la prima grande causa di deforestazione, già era nel Medioevo, i romani, i babilonesi, gli egiziani, deforestazione e desertificazione era creare un cibo che non esiste per l'uomo e cambiando il volto del pianeta Terra. Quindi agricoltura e allevamento. Tutte le civiltà nascono per coltivare e allevare. Tutte. Qual era il primo fine degli egiziani, dei babilonesi? Costruire dighe per irrigare i campi. Consumo di cereali. Cosa succede? Che l'uomo, per mangiare cibo non specifico, deve ricorrere a due stratagemmi. Deve cucinare. Giuro, è interessante vedere la pagina dell'inferno. Ah, è vero, è vero. Cucinare e condire. Condire perché ciò che mangiamo, tutto ciò che mangiamo, chiunque, letteralmente non gli piace. Diciamo che gli fa schifo.
la carne, la pasta, fa tutto schifo al nostro palato. Noi se non mettiamo le droghe, cioè sale, zucchero, spezie, tanto più si mettevano delle drogherie e chimicamente a un'azione simil dopante, noi non, nella nostra bocca non entrerebbe niente, perché non supererebbero il cancello del gusto. E dobbiamo cuocere, tanto è vero che l'immagine del paradiso, della luce, il giardino, il frutteto, l'immagine dell'inferno, qui hic et nunc, dice in latino, qui e ora, è il fuoco, perché il fuoco ha dovuto far cucinare, distruggere, è diventato ripararsi dal freddo, è diventato il simbolo del focolare domestico, perché l'uomo, una volta che non ha vissuto più i tropici, ha vissuto in climi extratropicali, ha dovuto cercare nel fuoco il punto di raccolta, ripararsi dal freddo, cucinare il cibo specifico per abbattere il carico tossico. Tutto ciò che mangiamo quindi sono cadaveri, o animali o vegetali. Escluso la frutta, sono tutti cadaveri, tutti. Quindi l'uomo è un necrofago. Chiaramente tutti i cadaveri vanno in putrefazione. E la putrefazione, che è sintomatica dall'odore, perché tanto è vero che putre deriva dal verbo putere latino, che vuol dire puzzare, quando noi passiamo, tipico dalla pescheria, no? Perché il pesce, essendo l'alimento peggiore in assoluto, è quello che va in putrefazione, perché essendo animale d'acqua, fuori con l'ossigeno, ha un altro meccanismo di putrefazione. Quello va nel nostro intestino. Quando qualsiasi persona si fa l'autopsia, si trovano almeno dai 15 ai 20 kg di feci in evasi. Cioè l'intestino è tutto colloso e quella è la bomba chimica, perché il sangue che parte dall'intestino va in ogni distretto dell'organismo. Tutti, i neuroni, i muscoli, porta questo carico tossico altissimo dappertutto. È la causa di tutte le malattie. Tutte. La civilizzazione è la malattia. Scusa, perché cioè, avevo messo anche l'impatto ambientale. Vuoi... No, no, non so, vuoi dire anche per... Allora, l'impatto ambientale. Allora, già il famoso filosofo e geografo tedesco Alexander von Humboldt, a fine 700-1800, aveva calcolato che la superficie di terreno che se dovesse essere utilizzata per produrre della carne, dovesse essere dedicata a un uomo, potrebbe vivere al massimo una famiglia. Dedicata ai cereali 10, dedicata alle verdure cosiddette verdure 100, dedicata alla frutta 1000, perché il rapporto superficie resa è completamente sbilanciato. Per produrre una determinata quantità di terreno del grano, un ettaro, mettiamo come termine sulla standard, possiamo avere 15 kg di frumento, quindi grano, 45 kg di patate, ma ne possiamo avere 1800 di banane. Quindi la resa in termini produttivi è imparagonabile. Questo comporta consumo di acqua, di territorio, risorse, nel nostro caso quindi petrolio, chimica, perché tutto ciò che produciamo serve nel cibo specifico, quindi agricoltura e allevamento. Poi l'uomo ha dovuto creare l'artigianato, perché servivano gli strumenti per cacciare, alta pratica in naturale, quindi doveva cacciare, ha bisogno del fuoco, ma il fuoco in natura mica si trova. Trovare un fuoco, se uno si trova in natura, lo mangia. Scusa la frutta, cosa può mangiare? Questa è una domanda. Niente. Il fuoco non si trova. Conservarlo è stato un problema. Tant'è vero che il mito di Prometeo ci raccontava come era problematico per l'uomo avere il fuoco. Le verdure, la lattuga che mangiate, in natura non esiste. Quella è stata incrociata per l'uomo. La lattuga è dura e amara. L'amaro indica gli alcaloidi, vuol dire sostanze che voi non dovete mangiare, perché l'amaro, il salato,
l'acido, tutti gli altri gusti delle nostre famiglie gustative ci indicano che dobbiamo tenerci lontano. L'aspro, l'acido è una cosa andata male. Vino, uva, maggio. Vino e uva maggio. Alcol eticolo, alcol etilico, oltre che essere un cancerogeno di prima classe, è un amico tossino, velenosissimo. Che è un veleno citoplasmatico, cioè se entra, se la cellula non riesce a tenerlo fuori da sé, nella matrice di questa cellulare, la cellula rischia di morire immediatamente, per quanto è tossico. Quindi in natura non si può mangiare niente, esclusa la frutta, e neanche tutta la frutta, perché di frutte ne esistono quasi 300.000, e il 99,9% sono tossici per l'uomo, solo una piccola porzione, perché ogni animale ha il frutto specie specifico. Il frutto specie specifico dell'uomo è la mela. La mela rossa. Esattamente. Gli altri